Martedì. Le notizie del TG Ora, due proiettili in un pacco spedito in procura che contiene anche una minaccia scritta su un foglio. Queste pallottole sono per te e per altri, è la sintesi delle intimidazioni con un esplicito riferimento al processo sulla morte della piccola Fortuna Loffredo. Minacce di morte rivolte al giudice Alfonso Barbarano, presidente della Quinta Corte d'Assise, da un anno impegnato nel dibattimento sulla morte di Fortuna, la bimba di 6 anni violentata e uccisa il 24 giugno del 2014 nel Parco Verde di Caivano. Non è la prima volta che il giudice Barbarano finisce al centro di pesanti intimidazioni dal momento che mesi fa è stato destinatario di una prima lettera anonima. L'indagine per minacce destinata a essere trasmessa per il seguito degli accertamenti presso la Procura di Roma, ufficio titolare dei fascicoli che vedono coinvolti anche come parte offesa i magistrati del distretto di Corte di Appello e Partenopeo. Beni per 6 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Napoli in esecuzione di una misura di prevenzione emessa ai sensi della normativa antimafia dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell'imprenditore del settore della produzione e trasporto del calcestruzzo Angelo Pontillo, 56 anni, originario di Capodrise, in provincia di Caserta. Secondo la Procura, nell'ambito di un'inchiesta che si avvalsa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia attraverso la COCEM, azienda produttrice di calcestruzzo, avrebbe favorito il clan camorristico dei Belfort Forte di Marcianise come collettore del pizzo. Hanno preteso dal titolare di un bar di Villa Ricca in provincia di Napoli il pagamento di 70.000 euro minacciando ritorsioni violente anche nei confronti dei familiari, ottenendo la somma raccolta a fatica dalla vittima con la vendita di un'auto e ricorrendo ad alcuni prestiti. In tre sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. Tra loro c'è anche Walter Mallo, 28enne, ritenuto capo dell'omonimo gruppo criminale emergente attivo nel rione Don Guanella di Napoli, protagonista di recenti lotte intestine per il controllo del territorio, in particolare per la guerra dichiarata allo storico clan Lo Russo. Oltre 600 capi di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato, che a Napoli ha denunciato 5 persone. La scoperta è stata effettuata dai poliziotti del commissariato Vicaria Mercato con la collaborazione degli agenti del commissariato Decumani e dell'ufficio Prevenzione Generale. I poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, hanno effettuato controlli nella zona duchesca Piazza Mancini, dove negli ultimi mesi avevano effettuato numerosi sequestri di abbigliamento contraffatto, in particolar modo in via Calasanzio, dove avevano apposto i sigilli ad un locale utilizzato per lo stoccaggio e la vendita dei capi di note griffe false. E proprio oggi a Napoli c'è stata una missione della Commissione parlamentare sulla contraffazione. Cancro e ambiente, risultati generali descrittivi su incidenza e mortalità per tumori pediatrici in Campania non segnalano particolari allarmi, ma emergono alcune criticità, come quella sui tumori tiroidei nelle fasce d'età da 0 a 14 anni e da 15 a 19 anni. Il carcinoma midollare della tiroide sui grandi numeri fa registrare infatti un scostamento in eccesso dell'1% tra casi osservati attesi nel quinquennio 2008-2012, un picco segnalato in tutta Italia, ma in Campania rilevante negli adolescenti rispetto al totale della popolazione. Le Fiamme Gialle di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, hanno effettuato un controllo nei confronti di un discount dove hanno rinvenuto prodotti sui quali non erano riportate le indicazioni minime previste dal codice del consumo e il cui commercio è vietato. Sono stati sottoposti a sequestro circa 150 pezzi, materiale elettrico e accessori vari, per un valore di circa 2.000 euro. Nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale sono state irrogate sanzioni fino a 25.000 euro. E c'è il via libera dell'Avvocatura e la Napoli Servizi, società interamente del Comune, sarà la stazione appaltante per i lavori allo Stadio San Paolo. Nel portafogli della società ci sono 25 milioni in più, quelli del mutuo fatto dal Comune con il credito sportivo, che ora potranno essere spesi per far partire la seconda fase del restyling dello stadio, a partire dall'installazione dei bagni e dei nuovi sediolini, almeno per un settore da fare entro l'inizio della prossima stagione agonistica, almeno questo è l'obiettivo. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora. Il 9 giugno, ok, stacchiamo.